dal sensitivo all'occhi di Figlia Vecchia. Oggi ho saputo la notizia che la Corte di Strasburgo vuole rivedere il caso di Sara Scazzi, ma il caso di Sara Scazzi è un'indagine più limpida di quella, penso che sia difficile trovarne nella cronaca. Praticamente io in data, io seppi della scomparsa il 26 e 27, seppi della scomparsa il 27 agosto del 2010. Mi sono messo subito a lavorare e il 3 settembre del 2010, intorno alle ore 15, inviai un fax a Senza Colonne, a un'agenzia di stampa Senza Colonne di Brindisi, in cui dicevo che purtroppo era morta, quando ancora non sapevano se era viva, se era morta, non sapevo. E ho detto che c'era una giovane parente che aveva mentito a tutti, aveva mentito e era lei la responsabile. E poi dopo un po' si è capito che quello che avevo detto io era la verità. Ora, Sabrina Misseri, appunto, quando io vedevo che durante una trasmissione di Via Visto che Sabrina stava insieme alla zia, la mamma di Sara, mi ha fatto tanto, tanta rabbia. Da 3 mesi io penso che è lei che l'ha ammazzata e sta insieme alla mamma, penso che. E così poi è avvenuto. Dunque io non credo che la Corte di Strasburgo, quella è un'indagine chiara. Sara è stata uccisa per una questione di gelosia dalla cugina Sabrina e niente, aiutata dalla mamma. Questo è un caso. Sabrina, è inutile che Sabrina deve scontare la sua pena per quello che ha fatto, perché ha levato la vita a una ragazzina di 13 anni e deve scontare la sua pena. È inutile che andiamo a Strasburgo. Intanto la causa, io penso che un'indagine, la bontà di quell'indagine, un'indagine così cristallina, così perfetta, non credo che non sia mai vista nella storia della cronaca italiana. Proprio un'indagine è stata proprio perfetta, capito? Mi ricordo, era uno dei, no, era uno, il primo o il secondo caso che me ne occupai. No, il primo caso è stato Simona Melchionda che mi sono occupato io a Oleggio. Quello comunque è stato uno dei casi che mi ha visto proprio protagonista al massimo, capito? Da casa facevo le mie analisi di natura esoterica e poi ho inviato appunto quel fax. Dunque non credo che la Corte di Strasburgo possa annullare ciò che di buono è stato fatto per la vera giustizia e anche in memoria. Questo video che ho fatto vuole essere anche in memoria della povera Sara Scanzi. Di nuovo amici, buon proseguimento di giornata a tutti, dal sensitivo all'occhi di Civitavecchia.